Emozionati gli studenti dell'Istituto Luigi Russo che hanno avuto la possibilità di assistere alla rappresentazione teatrale La madre dei ragazzi che si è tenuta al Teatro Regina Margherita per la regia di Marcello Cappelli, di e con Lucia Sardo, la nota attrice siracusana che nel film I 100 passi interpreta Felicia, la madre di Peppino Impastato. Ed è proprio a questa donna coraggiosa, morta a Cinisi a 88 anni, che è dedicato lo spettacolo per ricordare la lotta da lei portata avanti, diventata simbolo di riscatto e cambiamento dopo l'uccisione nel 1978 del figlio per mano mafiosa. Dopo aver incontrato Felicia, che mi ha toccato veramente, ci sono degli incontri fondamentali nella vita. Per qualcuno può essere un insegnante, per qualcun altro può essere un innamorato, o un datore di lavoro. Per me è stata veramente Felicia, che mi ha talmente stupito, anche perché Felicia aveva avuto il più grande dolore che una donna potesse avere. Che è la morte di un figlio, non solo, ma ha avuto anche il corpo del figlio straziato, non ha nemmeno potuto piangere. Quello che mi ha toccato di Felice è stato che lei, come dire, ha conosciuto l'abisso, ma è tornata per parlarcene, non è rimasta. Io non ho conosciuto, non ho incontrato una donna disperata, una donna infelice, ho incontrato una donna piena di obiettivi, piena di voglia di fare. Il dolore l'aveva, come dire, l'aveva fatta diventare una sacerdotessa. Aveva usato il dolore per diventare ancora più speciale. La scuola investe su uno spettacolo di questo genere e sui propri studenti. Gli insegnanti seminano e sicuramente i frutti prima o poi verranno raccolti. Questo è uno spettacolo molto importante, molto forte. È uno spettacolo che noi abbiamo voluto, il dirigente scolastico, la professoressa Maria Rita Basta, assieme a noi, i collaboratori, abbiamo fortemente voluto perché abbiamo pensato di celebrare la giornata della donna. Un giorno in anticipo, con il ricordo di una grande madre, che è la mamma di Peppino Impastato, la Felicia Bartolotta, rappresentato da una grande attrice, che è l'attrice Lucia Sardo.